capitano. Mi dispiace vedere un Napoli che non è completamente uguale a quello dello scorso anno. L'unico acquisto è Koulibaly in difesa, che anche lui è da vedere, da tenere d'occhio. Farà coppia con Raul Albiol in difesa e Britos e Marcio. Quindi è tutta una scommessa in casa Napoli, Maxi. Sì, è vero. Comunque si prevede un San Paolo con 50.000 persone questa sera, quindi chissà. Io penso sempre che, poi conosco l'Atletic, è una squadra molto forte, ha un grande organizzazione di gioco, un bravo allenatore e dei giocatori molto possenti, però insomma il Napoli comunque ha una città calorosissima, oltre il calciomercato. Ricordiamo il passato in Serie C con il Pampa Sosa e questi passati clamorosi della società partenopea, diciamo, ha sempre riempito lo stadio al di là della categoria, dai. Sì, sono d'accordo con te. Senti, invece, questa sera, dopo la partita, dopo le partite dell'andata del preliminare di Champions, c'è la Supercoppa de Spagna. L'andata al Bernabéu, Real Madrid Atletico. Ieri ci hai raccontato un po' come il Ciolo sta un po' infiammando questa partita. Oggi ha rincarato di nuovo la dose, dicendo che le partite doppie servono solamente ai club più forti come Real Madrid e Barcellona, perché nella partita secca rischiano di fare delle figuracce. Sta di fatto che oggi presenterà il suo nuovo Atletico con un nuovo portiere, ma un nuovo attaccante. In particolare questo attaccante si chiama Mandzukic. Negli ultimi 5 anni ha avuto sempre un grande attaccante l'Atletico, partiamo da Fernando Torres per arrivare a Radamel Falcao, Diego Costa e adesso questo Mandzukic. Secondo te è favoritissimo il Madrid o già il Cholo Simeone questa sera può fare uno scherzetto alle merengues? Io la vedo una partita molto difficile per Simeone e per l'Atletico. Certo, il Real già ha incassato il primo titolo, magari potrebbe, ecco, non dico regalarlo perché non si fanno regali a nessuno, certo, ma potrebbe lasciarlo anche all'Atletico Madrid. Comunque sarà una partita tirata e una partita difficile per l'Atletico. Simeone sì, sta sparando a zero, stile Mourinho, come se vogliamo dire, nelle sue conferenze stampa. C'è da dire però che è una partita a rischio quella di questa sera, perché come dicevamo il Real è molto forte, si è rinforzato tantissimo e poi è costretto a vincere con questi milioni spesi dappertutto, come lo sottolineavi tu anche la scorsa volta. Vero. Senti, l'ultima cosa che ti chiedo, anzi la penultima, dai, perché una su Conte poi è doverosa. Che ne pensi della conferenza stampa di Luis Suarez? Come ho detto all'inizio, sembrava, oggi io l'ho vista tramite Barça TV, sembrava veramente un bambino contentissimo di stare lì. La squadra ha dichiarato, la frase che mi è più impressionata è stata, è un sogno che avevo fin da cicco, da cicchito, no? da ragazzino. Allora, io stravedo per Luis, è una novità. Luis è un giocatore fantastico, io penso anche come persona. Abbiamo visto tutte le lacrime di Luis anche subito dopo, quando fu squalificato dal calcio giocato e non. Luis è un giocatore che ci mette cuore, ci mette anima e cuore, e secondo me vedrete che farà una grandissima stagione con il Barcellona, ma questa non è una novità perché l'ha fatta già anche in passato con il Liverpool e già ai tempi d'oro
del campionato uruguagio nel club nazionale, da dove è nato, dalla cantera del club nazionale di Montevideo. E quindi io penso che Luisito, oltre ad essere un grande giocatore, è anche un grande uomo, e secondo me, da come diceva, che comunque non ha lasciato trapassare alcune notizie sulle sue, tra virgolette, cure psicologiche, si sta rimettendo in sesto dopo quel morso, quel bruttissimo gesto. Speriamo che non lo rifarà mai più, perché secondo me sono solamente gesti istintivi di un giocatore che ci mette grinta, cuore e anima quando è in campo. Senti, invece, dalla conferenza stampa di Antonio Conte, che cosa deduci, che cosa pensi? Qual è stata la cosa che ti ha colpito di più? Quale? Quella degli scudetti, che lui fino a qualche settimana fa diceva che erano 32, invece oggi ha dichiarato che erano 8, cioè a lui gli interessano solo quelli che ha vinto da giocatore e da allenatore, oppure è stata quella in cui, a differenza di Suarez, che ha chiesto scusa e ha detto che la sanzione che ha avuto lo aiuterà a non ricommettere l'errore, lui dice ancora che è innocente invece sulla condanna del calcio scommesse? Questa è una domanda che è molto, come posso dire, molto complicato dare una risposta, perché allora, qui entra in gioco la serietà della persona. Allora, io non voglio parlare di Conte, non vorrei parlare di Conte persona, perché non lo conosco di persona, però so che appunto, come dicevo, da questa conferenza stampa ha dribblato la domanda su quanti scudetti e quali abbia vinto la Juventus. Ecco, a questo punto mi viene da pensare che il signor Conte abbia la coscienza un pochino sporca, perché se lui avesse affermato, quindi confermato, i 32 scudetti della Juventus, sarebbe rimasto fermo sulla sua idea e quindi avrebbe avuto magari anche una certa coscienza pulita. A quanto pare non è stato così, e ha dribblato questa domanda in maniera clamorosa, non rispondendo, ma anche per una questione di simpatia verso i tifosi dell'Italia in generale, delle altre società, perché non essendo più l'allenatore della società Juventus è costretto appunto a dribblare domande scomode. E ancora, purtroppo, questo è un argomento tabù per gli amici nerazzurri e juventini, ma anche per gli altri, quando si parla di calcio scommesse, di quando fu Calciopoli. Purtroppo è sempre un argomento tabù, tuttora si discute apertamente nei vari bar. Io con i vari amici juventini che sicuramente ci stanno ascoltando, io mi ritrovo in maniera difficile a parlare di Calciopoli e calcio scommesse, vista anche la mia fede, che non sto qui a ribadire. Quindi, che dire, purtroppo è un conte che lascia trasparire questa coscienza ancora sporca, perché hanno la coscienza sporca secondo me in casa Juventus, e loro sono costretti a far vedere 32 scudetti di qua e di là, ma sappiamo tutti quanti sono gli scudetti della società Juventus. Non stiamo qui a ribadirlo, l'ha già detto la Federazione Italiana Gioco Calcio, gli scudetti sono 30, e quindi il signor Antonio Conte deve essere fermo sulle sue idee e confermare quanto dice la Federazione del Gioco Calcio. Poi, se vuole parlare invece da juventino, è un altro discorso. Sono pienamente d'accordo con te. Allora, Federico, io ti ringrazio di essere stato, ovviamente, come tutti i giorni, preciso, puntuale nelle notizie che dai. Ormai è diventato un punto di incontro, perché ci aspettiamo i tuoi diciamo notizie sul calciomercato, che come al solito ci dai sempre con molta puntualità, e quindi io ti auguro una buona serata, e ci diamo appuntamento come al solito a domani, perché anche domani sicuramente ci avrai da dirci cose molto molto interessanti. Sì, nonostante, ecco, come vuoi sentire, qualche
qualche abbagliata in più, certo. Insomma, ci sta ancora, fortunatamente, dico io, in vacanza, qui l'estate prosegue, però il calcio non va mai in vacanza, quindi, come dici nella tu, playa del sol, direbbe qualcuno. Sì, nella playa adriatica, quindi esatto. Rimaniamo sempre attivi su calciomercato, calcio, notizie, adesso da un po' ricomincerà tutto. Va bene, allora ti auguriamo una buona serata e ci sentiamo domani. Ciao Federico. Va benissimo, ciao Max, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora ringraziamo come al solito Federico e il Pampa Sozio, che preciso come sempre ci ha dato delle notizie importanti di calciomercato. Sulla Supercoppa di Spagna proseguono appunto i preparativi, c'è questo dubbio tra James, come dicono loro, Rodriguez e Di Maria, oppure Ancelotti mette davanti, più avanti di Rodriguez, e mette Di Maria a fianco di Kroos e Modric, quindi aspettiamo e vediamo anche come risponderà in queste ore che separano la partita del Bernabeu Cholo Simeone. Ricordiamo che questa sera l'amichevole di lusso ovviamente è qui a Roma, e è tra l'Olimpico anche la presentazione tra Roma e Fenerbahce. Un Olimpico dovrebbe anche essere stiamo vedendo le immagini da Sky, anche abbastanza pieno, quindi insomma si attende anche una partita interessante. Alle 20:45, alle 20:30 invece è Verona Shakhtar Donetsk, uno Shakhtar che sta vendendo, diciamo, ieri ci raccontava Federico tutti i suoi pezzi migliori, i suoi pezzi pregiati. Le partite di questa sera, oltre ovviamente a Napoli e Athletic Bilbao, c'è Besiktas Arsenal, interessante tra il turco e il club di Arsène Wenger, il Copenaghen contro l'Everkusen, il Salisburgo contro il Malmo e lo Steaua Bucarest contro il Ludogorets. Questa è una partita, insomma, dove lo Steaua è favoritissimo. Va bene, allora andiamo nella pausa musicale, vediamo un attimo se c'è qualche notizia. No, niente. Diamo una pausa musicale e approntiamo il prossimo collegamento telefonico.